Arreda svuota tutto con sconti fino al 50% sulle cucine esposte per rinnovo esposizione. Vieni a visitare lo showroom durante le aperture straordinarie di ogni prima domenica pomeriggio del mese. Ci trovi nell'area commerciale di Abbadia Alpina di Pinerolo. Sono sempre in aumento gli sfratti nel Pinerolese, un centinaio l'anno scorso, e cioè in media uno ogni 3 giorni. E così il comune di Pinerolo è sempre alla ricerca di una soluzione per l'emergenza casa. Ultima proposta è quella avanzata dal sindaco Eugenio Buttiero, utilizzare temporaneamente la caserma Bosciaro, ora di proprietà del Demagno, per dare un tetto a tante famiglie. Questa strada è più che percorribile, ha dichiarato il primo cittadino, in attesa di capire quale futuro verrà riservato a questa struttura. E dai dati che emergono in comune, sembrerebbe che a Pinerolo ci siano circa 1500 alloggi sfitti, precisa l'assessore alla casa Giampiero Clement. C'è chi preferisce lasciare vuoto l'alloggio piuttosto che rischiare di non percepire l'affitto. Bisogna trovare delle soluzioni. Non escludo che nei mesi più caldi, se la situazione non rientra, un ricorso ad una tendopoli con l'aiuto della Protezione Civile. Da tutti i fronti continua ad arrivare interesse per il mantenimento del Tribunale di Pinerolo che, in seguito alla revisione della geografia giudiziaria voluta dal governo Monti, è stato soppresso. E il PD, a livello nazionale, ha inserito nel suo programma elettorale il mantenimento degli uffici giudiziari di Pinerolo. Ma leggendo il programma del PDL non risulta da nessuna parte essere presa in considerazione la revisione della geografia giudiziaria. Abbiamo chiesto al senatore del PDL Lucio Malan se si trattasse di una dimenticanza. No, non è una dimenticanza, è che il programma nostro nazionale è tutto è molto essenziale e proiettato tutte sulle cose future. Questa riforma delle sedi giudiziarie è una cosa già fatta che va riaggiustata. Negli diversi incontri pubblici insieme a Enrico Costa, che è il nostro capogruppo alla Camera su Piemonte 2, nonché coordinatore regionale e capogruppo in Commissione Giustizia della Camera, abbiamo detto che il PDL si schiererà a livello nazionale per una sospensione di questi provvedimenti riguardanti il riordino delle sedi giudiziarie per completare la riforma, ma completandola secondo i criteri indicati dalla legge e non secondo le interpretazioni contro la legge, dunque contro la Costituzione, fatti dal governo. Martedì prossimo faremo una conferenza stampa a Torino con sia Enrico Costa, me e l'ex sottosegretario alla giustizia Giacomo Localiendo, ribadendo la questione. Siamo per la sospensione dell'operatività di questa riforma per poter ridisegnare le cose e naturalmente sappiamo bene che il primo tribunale che deve essere salvato è quello di Pinerolo, come peraltro già indicato nei pareri di Camera e Senato. E sul futuro del Tribunale di Pinerolo è intervenuto anche il candidato al Senato per il MIR, Roberto Goveani. La chiusura del Tribunale di Pinerolo è un argomento estremamente delicato. È rientrato in una norma che ha soppresso dei tribunali che probabilmente andavano soppressi, mentre ritengo che il Tribunale di Pinerolo, e non è una considerazione che faccio solo io, ma fanno tutti, non dovesse assolutamente essere soppresso. Io penso che la gente debba essere informata su quelli che sono i significati e le conseguenze della perdita del tribunale, cioè la chiusura dell'ufficio entrata, la chiusura dell'ufficio IMS, la chiusura della stazione dei carabinieri. Io credo che uno dei miei progetti, uno, se non il primo in assoluto, sarà quello di riuscire a trovare le forme e una norma di legge che consente il ripristino del tribunale di Pinerolo. Sarà l'assessorato all'agricoltura della provincia di Torino a provvedere al pagamento dei danni causati dalla fauna selvatica, principalmente cinghiali, alle produzioni agricole e ai pascoli alpini nelle aree di protezione faunistica. I rimborsi interessano circa 340 aziende agricole per un totale di quasi 1.349.000 euro. Per far questo però la provincia ha fatto ricorso ad una finanza creativa. Non essendo stati erogati i finanziamenti previsti provenienti dalla regione, è stato necessario utilizzare i fondi per investimenti inizialmente dedicati ad altri scopi.
Questo weekend è atteso un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sci e di snowboard, la quinta tappa del circuito Braulio Vertical Tour 2013, dedicato ai funamboli di snowboard e freestyle sul modernissimo snowpark Via Lattea di Sestrier. Si aspettano tantissimi atleti, tra cui gli italiani della neonata nazionale freeski, che partecipano anche alle Olimpiadi del 2014, e diversi big francesi che si misureranno con i nostri azzurri.